Ciao, sono Enrica, sono una naturalista e mi occupo di didattica della scienza. Oggi vi vorrei parlare dell'acqua. L'acqua è il liquido più comune con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Io ne ho versato un po' in questa bottiglia, a cui però ho aggiunto anche qualche goccia di colorante blu, in modo da renderla più visibile al video, anche se noi sappiamo benissimo che l'acqua in realtà è un liquido incolore. Una particolarità per non fare confusione, quando noi parliamo di liquidi e parliamo di fluidi, in realtà intendiamo in fisica due cose ben diverse. Liquidi e aereiformi insieme appartengono a quella categoria che in fisica si definisce fluido. Osserviamo meglio il contenitore centrale. Se guardiamo quello che succede tra l'acqua, al contatto tra l'acqua e la superficie di vetro, vedremo che si forma una conca, quello che in fisica viene definito menisco concavo. Quello dipende dalle proprietà proprio dell'acqua e della superficie con cui viene a contatto. Dipende dalle forze di coesione e dalle forze di adesione. Le forze di coesione sono le forze che tengono unite le particelle all'interno del liquido. Sono per esempio quelle che permettono a questo bigliettino di plastica di rimanere sulla superficie. Si forma come una specie di pellicola proprio sulla superficie dell'acqua. L'insieme tra le forze di adesione e di coesione, o meglio il loro equilibrio, è quello che rende possibile la formazione proprio del menisco, dove l'acqua tende un po' a risalire, quasi arrampicandosi lungo le pareti del contenitore del vetro. Quindi l'acqua è un liquido che noi conosciamo benissimo, è uno di quei liquidi che in fisica appartengono alla categoria di quelli definiti newtoniani, cioè si comportano esattamente come ci aspetteremmo proprio da un comune liquido. Però non per tutti i liquidi accade questo. Osserviamo bene. Questo è un contenitore pieno d'acqua. Se io posso mescolarla con la mano, si comporta esattamente come mi aspetterei proprio dall'acqua. La sua viscosità è costante, non dipende dalla forza che io posso imprimere proprio all'acqua. Ora invece, in quest'altro contenitore, io ho preparato un liquido un po' strano, un liquido diverso. È formato da acqua e amido di mais. Ho creato un liquido non newtoniano, cioè un liquido che sfugge un po' a quelle regole a cui siamo abituati, al comportamento classico dei liquidi invece newtoniani. Cosa succederebbe, ad esempio, se io dessi un pugno a quest'acqua contenuta nel contenitore? Schizzerebbe da tutte le parti. Cosa succede invece se io do un pugno a un liquido come in questo caso, formato da acqua e amido di mais, un particolare liquido non newtoniano? Osservate. Non succede niente. Attenzione però, non fatevi ingannare, questo non è un solido, è un liquido. Guardate qui, se io lentamente infilo le mie dita all'interno proprio dell'amido di mais, io posso prenderne un pezzettino, che però è liquido. Se io imprimo una forza cercando ad esempio di creare una pallina, come in questo caso, attenzione bene, io riesco a dargli la sua forma e in parte quasi lei mi risponde diventando solida. Appena io smetto di darle forza, torna allo stato liquido. Questo è il comportamento di un particolare liquido, appunto, non newtoniano. Conosciamo altri liquidi non newtoniani? Certamente il ketchup, per esempio, oppure il dentifricio, oppure il sangue contenuto nel nostro corpo.